Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Cari amici, siamo alla terza domenica di Avvento, che viene chiamata la Domenica della Gioia, e ancora una volta Giovanni Battista come testimone, come colui che ha la missione di prepararci alla venuta del Signore Gesù Cristo e che ha il coraggio di rispondere di se stesso a chi lo interroga, mettendolo quasi sotto processo, a partire dal dichiarare quello che lui non è. Sentite, Giovanni si sente dire: sei tu il profeta, sei tu Elia, sei tu il Cristo. Insomma, se uno gli fa queste domande, vuol dire che circolano certe voci su Giovanni come una persona importante, come colui che addirittura era atteso da secoli. Chi di noi non si sarebbe sentito lusingato? Chi di noi non avrebbe approfittato, magari sapete, nicchiando un po' con quella seduzione un po' falsamente umile, per dire no, così, colì? Niente di tutto questo nel rude Giovanni Battista. Lui non profitta neanche di questo e lo dice con chiarezza: io non sono né il Messia, né Elia, né un profeta. E allora chi sei? Interessante, Giovanni procede per negazione, per affermare la sua identità, e non in modo supponente, non in modo narcisista, non in modo egocentrico. Lo poteva fare, ci aveva l'occasione. Lui dice di sé quello che non è e poi dice: io sono appena una voce. E voi sapete che Sant'Agostino fa notare, no, la differenza tra la voce e la parola. La voce, neanche la parola. E qui c'è Giovanni che viene fuori con tutta la grandezza della sua umiltà, della sua sincerità, della sua semplicità, della sua capacità di non farsi intrappolare, non farsi abbindolare da coloro che vogliono profittare per poterlo far sentire grande e così disorientarlo. Tra l'altro, chi gli fa fare queste domande non gliene importa un fico secco, né di Giovanni né di Gesù Cristo, di nulla gli importa, si importa solo di mettere una qualche trappola a lui che è stato mandato ad annunciare Gesù Cristo, anche perché bisognerà poi intrappolare il Cristo stesso. E Giovanni non si lascia abbindolare e non casca. Io sono voce e vi dico: raddrizzate le vie, raddrizzate la vostra vita. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Capite? Giovanni dice la verità, scomoda quanto si vuole, ma la dice tutta e tutta intera. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Voi che pensate di sapere, voi che pensate di capire, voi che pensate di conoscere la Bibbia, di conoscere Dio, di conoscere la sua volontà, voi non conoscete Gesù. Cari amici, ma forse non dovremmo sentircelo dire anche noi? Noi non conosciamo Gesù, ma non solo non conosciamo perché l'analfabetismo religioso e cristiano è diventato terribile in mezzo a noi, ma noi non conosciamo Gesù perché di Lui non ce ne importa se non minimamente. Ce ne importa quando ne vogliamo fare un motivo di vanto, quando ne vogliamo fare un motivo di affermazione culturale, quando vogliamo farne un motivo addirittura da rinnovate crociate per contrapporci a chi non crede in Gesù. A volte ci si scandalizza che anche i segni del cristianesimo stanno perdendo la loro forza. L'albero di Natale e soprattutto il presepe
E certo, mi fa specie anche a me se in certe scuole non si può fare questo, non si può fare il presepe, non si può mettere il crocifisso, ma non ne faremo mica una crociata di questo. Il problema non è che non si può mettere il presepe, quello lo è e deve essere affrontato con ragionamento, con il modo garbato di porre delle questioni culturali e non ideologiche, ma culturali, di radici storiche. Anche un non credente, anche uno di un'altra religione ci direbbe che siamo degli stupidi nel pensare che così facendo noi siamo rispettosi dell'altrui identità religiosa. Il rispetto non si vede da queste cose, da non mettere i segni della presenza di Gesù Cristo dalle nostre parti. Il problema più serio è che molte volte sia chi protesta perché non si può mettere il presepe, perché non si fa più il presepe, sia chi protesta sia chi non protesta, lo si fa per motivi che non hanno nulla a che vedere col fatto Gesù Cristo, cioè con l'impegnarsi con Cristo, con il credere in Gesù Cristo. Molti protestano che non si fa il presepe, ma non protestano che il Cristo non è conosciuto, che del Vangelo loro stessi che protestano non se ne importano in un fico secco quando il Vangelo chiede di perdonare, quando il Vangelo chiede di accogliere, di stare vicino, di non giudicare, di non avere pregiudizi, di mettersi e sporcarsi le maniche con coloro con i quali Gesù Cristo si identifica. Allora, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Se stanno perdendo di importanza i segni del cristianesimo, intendo quelli esterni, è perché il cristianesimo per alcuni non significa niente, perché per alcuni Cristo non significa niente, per alcuni il Vangelo non ne vogliono sapere niente, e perciò voi non lo conoscete. Può essere anche di noi consacrati, anche di noi preti. Noi siamo mestieranti del sacro perché non conosciamo più Gesù, perché non ci coinvolgiamo più con Gesù, perché non ci sta più a cuore, come a Giovanni Battista, di dire una verità scomoda per stuzzicare anche coloro che fanno delle domande maliziosamente, perché Giovanni sta cercando di incuriosire anche questi qui a dire: voi non lo conoscete. Allora permettete che lo dico a me stesso, guardandomi allo specchio, e a voi: voi non conoscete Gesù, e non solo perché non si fa il presepe. Se siamo arrivati a questo è perché abbiamo smarrito quel Gesù che ci chiede ben altro che fare il presepe. E se facendo il presepe ci lasciamo interpellare da quella povertà, da quella umiltà, da quella mansuetudine, da quella pace, da quel messaggio, da quel grido di Dio che si è fatto bambino, allora forse vale la pena riscoprire il segno, ma soprattutto il significato. Buon cammino!